Il nostro cammino sulle tracce di Gioacchino da Fiore parte dal raduno in Piazza Duomo, nel cuore di Catanzaro. Prima tappa che anticipa la vera partenza che avverrà dal Parco della Biodiversità, il polmone verde della città capoluogo. Ci attendono quasi 100 km e in 5 giorni attraverseremo i boschi della Sila fino ad arrivare a San Giovanni in Fiore. Anche questa volta non saremo soli, insieme a noi gli amici trekker della Wisp Catanzaro, che ci condurranno nei luoghi e lungo sentieri percorsi e vissuti dal famoso abate calabrese. Si camminerà in montagna lungo antichi sentieri, percorsi sterrati e strade provinciali. Si passerà dall'abbazia di Corazzo, della quale Gioacchino fu abate, nel comune di Carlopoli, da Borgo Spineto di Aprigliano, fino all'abbazia Florenze. Benvenuti ad una nuova puntata di Cammini di Calabria. Siamo immersi nel verde, come potete ben vedere, cari amici. Siamo nel Parco della Biodiversità di Catanzaro. È una delle tappe principali del nostro nuovo cammino, del cammino che percorreremo insieme a voi, ed è quello, il cammino di Gioacchino da Fiore, sulle tracce dell'abate calabrese. È un cammino molto duro quello che affronteremo. In 5 giorni saranno circa 100 chilometri che percorreremo: Gimigliano, una delle tappe, l'abbazia di Corazzo e poi ancora le montagne della Sila, quelle di Aprigliano nel Cosentino, e poi ovviamente giungeremo a San Giovanni in Fiore, la nostra ultima tappa, la nostra ultima meta. Lo faremo in compagnia degli amici della Wisp di Catanzaro, che hanno organizzato questa quarta edizione delle camminate gioacchimite. Lo faremo insieme a un gruppo nutrito di trekker come sempre, e come sempre ascolteremo le loro voci, le loro storie, le motivazioni che hanno spinto a intraprendere questo viaggio. E allora, insomma, a me non resta che augurarvi buona visione, a noi augurarci sicuramente buon viaggio, e come sempre spero di potervi raccontare, grazie alle nostre telecamere, la nostra regione, i cammini più belli della nostra terra. In 5 tappe, di cui questa è una delle più difficili perché è la prima, ma poi avremo delle tappe di montagna. Precisamente faremo Catanzaro Porto, la seconda tappa sarà Porto Abbazia di Corazzo, poi dall'Abbazia di Corazzo arriveremo a Bivio Spineto, da Bivio Spineto Trepidò, e l'ultima giornata da Trepidò arriveremo a San Giovanni in Fiore, rigorosamente a piedi. Un percorso culturale per far riscoprire le bellezze della Sila, che spesso sono messe in secondo piano rispetto per esempio alle altre bellezze naturalistiche della Calabria, i mari, l'enogastronomia, ma noi potremo vedere i laghi, assaggeremo dei prodotti tipici, quindi è tutto legato al mondo della montagna calabrese. Ed è un percorso che ci permetterà di vedere dei luoghi e di sapere, di conoscere delle storie che sono poco note anche ai calabresi. Quindi è un percorso non soltanto sulle tracce di Gioacchino, questa figura importantissima nel pensiero occidentale, tanto d'essere stato citato da Dante nel Paradiso, però Gioacchino è soltanto il motivo, il là che ci permette di poter poi conoscere le bellezze della Calabria, che sono storiche, artistiche, naturalistiche, senza dimenticare l'accoglienza dei calabresi, che in ogni posto in cui noi passiamo ci accolgono sempre a braccia aperte. Siamo
contenti di partire, lo sono tutti, perché molti lo hanno già fatto negli anni passati, noi siamo alla quarta edizione, per cui sono particolarmente motivati. Sanno che sarà dura, però nello stesso tempo alla fine c'è una soddisfazione enorme quando si riesce ad arrivare a San Giovanni in Fiora, all'Abbazia Florenze, e quindi avere la possibilità di poter vedere la maestosità di questa opera è legata a Gioacchino da Fiore, per cui siamo particolarmente soddisfatti di partire oggi. Tra l'altro è una bella giornata, per cui il tempo ci dà anche una mano. Quest'anno arriveremo a San Giovanni in Fiore dalla parte, diciamo, a sud. Negli anni passati siamo arrivati scendendo da Iure Vetere, che è il primo insediamento fatto da Gioacchino da Fiore sull'altopiano Silano, per cui questa volta abbiamo privilegiato la parte a sud. Con Gioacchino noi abbiamo in passato fatto anche l'acqua robadiale, che arrivava sempre lì a San Giovanni in Fiore. Quest'anno ci siamo dedicati anche ad altri temi, non solo a Gioacchino da Fiore, perché la Sila vuol dire anche i laghi artificiali, quindi un'immensa opera fatta in epoche un pochettino già lontane, circa 100 anni fa, quindi un'opera maestosa che quindi va anche riscoperta e rivalutata. Si parte dal Parco della Biodiversità, un luogo simbolo per i nostri amici della WISP, perché proprio loro 20 anni fa presentarono un progetto per contrastare la paventata cementificazione dell'area. Qui, infatti, sarebbero dovuti sorgere alloggi universitari. Fortunatamente i nostri amici hanno lottato per favorire la realizzazione di un parco che oggi è punto di riferimento per tutti i calabresi amanti della natura. Ci mettiamo in cammino con qualche minuto di ritardo sulla tabella di marcia, dopo aver attraversato il ponte ferroviario della Fiumerella, noto purtroppo per il tragico incidente che nel 1961 costò la vita a 71 passeggeri, arriviamo all'acquedotto del Visconte. Fu realizzato dai francesi per fornire acqua a Catanzaro. Gioacchino Murat, il 22 giugno del 1810, firmò il decreto per avviare la costruzione dell'opera, poi completata nel 1893. L'acquedotto è caratterizzato da una serie di gallerie scavate nella roccia, da una condotta a volta e da numerosi separatori ancora visibili. Oggi è in disuso, ma l'area è considerata di notevole interesse storico-artistico. La prima tappa si conclude con l'arrivo a Gimigliano. La visita del quadro della Madonna di Costantinopoli pone fine al primo atto del nostro cammino. Riprendiamo lo zaino, ci aspettano diversi chilometri da percorrere. Sullo sfondo il fiume Corace, che lega il suo nome all'abbazia cistercense di Corazzo e in parte anche alla storia di Ulisse, se fosse vera, l'ipotesi del filologo tedesco Armin Wolf, che individua l'area del naufragio dell'eroe nell'istmo di Catanzaro. L'abbazia di Santa Maria di Corazzo e i suoi tesori, sparsi nelle chiese del territorio circostante, sono immersi nel cuore della Sila Piccola, testimoni della potenza dei luoghi e del prodigioso cammino verso la perfezione di mistici e monaci che scelsero questi luoghi isolati. Oggi i maestosi ruderi dell'abbazia sono protagonisti di un paesaggio unico in Calabria, di esclusivo pregio spirituale. Si ha quasi la sensazione di poter rivivere il costante esercizio della preghiera dei monaci, la loro dedizione al lavoro e allo studio. Cari amici, noi continuiamo a camminare, lo stiamo facendo, insomma, queste sono le camminate gioacchimite.
con la partenza da Catanzaro, dal Parco della Biodiversità, e piano piano stiamo scoprendo anche la parte più bella della nostra regione, quella dei parchi e in particolare del Parco della Sila, l'altopiano più esteso d'Europa che abbraccia tre province calabresi. E man mano che il nostro cammino continua, è ovvio che scopriamo anche le bellezze nascoste di questo meraviglioso parco. È fantastico, no? Passeggiare e vedere gli scoiattoli attraversare il parco, o vedere, ovviamente sapere di essere proprio nelle riserve che hanno permesso al Parco della Sila anche di candidarsi come patrimonio dell'UNESCO, ma in realtà al di là, no, della documentazione e delle scelte, delle decisioni dell'UNESCO, possiamo assolutamente dire che questo parco è sicuramente patrimonio dell'umanità, patrimonio del mondo, patrimonio soprattutto della Calabria e dei calabresi. E proprio noi calabresi forse dovremmo stare un po' più attenti, dovremmo averne cura, dovremmo amarlo forse un po' di più e dovremmo anche viaggiare e percorrere questi sentieri un po' di più. Dovremmo amare la Calabria e restare in Calabria e continuare probabilmente a scoprire quello che ancora, no, non conosciamo. E noi stiamo cercando di fare questo con Cammini di Calabria, portandovi con le nostre telecamere, con i nostri occhi in questi posti, sperando che ovviamente qualcuno di voi possa incuriosirsi e possa decidere di fare lo stesso cammino, di percorrere il nostro stesso cammino e visitare questi luoghi meravigliosi. Noi però adesso continuiamo, siamo ovviamente a San Giovanni in Fiore, siamo nel territorio del Parco della Sila e siamo a pochi passi dall'Abbazia Florenza. L'Abbazia Florenza di San Giovanni in Fiore è un autentico tesoro di arte e cultura, scrigno ed emblema di una tradizione spirituale e culturale ancora viva, con soluzioni architettoniche dai significati simbolici che richiamano la visione di Gioacchino. Quella della nascita dell'abbazia è una storia davvero incredibile, perché è incredibile la figura del grande Gioacchino da Fiore, abate rivoluzionario capace di stravolgere antiche certezze e influenzare anche la filosofia storica del XIX secolo. Siamo giunti al termine di questo cammino di Calabria, di questo nuovo appuntamento insieme a voi. Pian piano, chilometro dopo chilometro, abbiamo scoperto un'altra parte meravigliosa della Calabria. E siamo fortunati perché dall'Aspromonte siamo passati alla Sila, dal mare alla montagna in pochi chilometri, lo ripetiamo sempre, la Calabria è questa, amici calabresi, e soprattutto mi rivolgo a chi ci ascolta, e so che siete tanti anche al di là dei confini calabresi, dei confini regionali, ma anche al di là dei confini italiani. Sono tanti infatti i calabresi all'estero che ci seguono in streaming o sui nostri canali YouTube e social. Sono contento di questo, perché grazie a questo lavoro, grazie a questo cammino, riusciamo a farvi vivere un po' di quelle emozioni che noi viviamo costantemente attraversando e scoprendo la nostra meravigliosa Calabria. Come sempre, prima di salutarvi, lascio la parola a chi ha percorso insieme a noi questi chilometri, a chi ovviamente in questi luoghi ci viene spesso, tanto spesso, e noi ci vediamo al prossimo cammino. Forse non ci rendiamo conto noi calabresi quale patrimonio abbiamo veramente nella nostra terra, poco valorizzato però.
iniziative di questo tipo mirano proprio a questo, a far diffondere la conoscenza del nostro territorio. Mi sono appassionata nel corso degli anni anche a questa idea di percorrere i sentieri di Gioacchino da Fiore, questo grande personaggio calabrese che molti non conoscono e che è bene anche conoscere e dedicargli qualcosa. Portiamo avanti un discorso turistico pure, facciamo un po' di campagne di sensibilizzazione della nostra terra, delle peculiarità, è molto importante proprio per questo aspetto, perché comunque alla fine si darà un po' di pubblicità e di immagine a questi posti meravigliosi che abbiamo, che molte volte vengono a essere sottovalutati, non vengono considerati affatto. Alla fine c'è però una soddisfazione enorme, sia per il tragitto che si è fatto, sia scoprire che a tutti quanti siamo in condizione di poter fare questo tipo di attività, perché tra l'altro, ribadisco, noi siamo espressione di un ente di promozione sportiva, noi poniamo alla base di tutta la nostra attività il movimento, il camminare è il movimento più semplice e più sanitario che ci possa essere, per cui la soddisfazione di essere riusciti a fare 100 km, quando magari qualcuno fino a qualche mese fa pensava soltanto di prendere l'auto per spostarsi, è una soddisfazione veramente enorme da vivere.